Siamo all'ottava edizione della Corsa dell'Immacolata, una delle più antiche del territorio sicuramente regionale ma anche in Italia. È stata fatta la prima edizione nel 1971 con la partecipazione di numerosi atleti olimpionici e nazionali. Quest'anno siamo all'ottava con la partecipazione, ci auguriamo, ma già dalle previsioni, di circa 200 atleti. E se la giornata, come dalle previsioni, si preannuncia molto bella, pensiamo anche ad una bella cornice di pubblico. Ringrazio il Comune di Chieti per il patrocinio che ha dato a questa manifestazione e mi auguro di essere con voi tutti, domani alla Villa Comunale con partenza alle ore 10:30. Abbiamo veramente voluto, insieme al Presidente del CSI Puracchio, dare vita a questa nuova edizione perché riteniamo che sia una corsa non soltanto di tradizione per la nostra città, ma anche una occasione per favorire quel concetto di marketing sportivo nel quale come amministrazione crediamo fermamente. Sarà un appuntamento decisamente partecipato e siamo convinti che possa generare un indotto positivo per tutto il comparto economico.